Se dovessi parlare di me e della mia storia, non potrei farlo senza nominare questa comunità. Mia madre mi ha rubato il discorso. Perché tutto è legato alle persone, ai luoghi e alla vita che qui continuamente cresce e si sviluppa. Questa comunità mi ha accolto 26 anni fa, quando davanti a quest'altare sono stata battezzata. E nel tempo non esito a dire che mi ha letteralmente portata in braccio, perché io potessi piano piano fare passi sempre più grandi verso Dio. Di questa comunità non solo sono figlia, ma mi sento figlia. Qui il Signore mi ha formata, mi ha aperto alla vita, alla conoscenza. Qui Lui si è fatto presente. L'oratorio, il gruppo giovani, il coro sono stati il primo vero luogo di formazione, il banco di prova, la realtà concreta in cui vivere ciò che nel cuore Dio mi ispirava. La mia vocazione non è fatta di grandi illuminazioni, non sono caduta da cavallo come San Paolo, forse sono in senso di fuori. Tutto è legato qui, tutto è racchiuso tra queste mura. Questa comunità, la mia vocazione l'ha vista nascere e crescere ogni giorno, fra le gioie, le fatiche, i litigi, le feste e le incomprensioni. I limitati confini di questa comunità sono stati lo spazio infinito in cui Dio si è manifestato. Sono stati l'infinito in cui desiderare il cielo. È al cielo che oggi voglio arrivare. Ed è lì che questa comunità mi ha indirizzato. Questa comunità può essere il luogo di nascita di ogni vocazione. Può essere il luogo di nascita di ogni desiderio di santità. Dobbiamo crederci. Dobbiamo sentirne l'impegno e la responsabilità. Dobbiamo pregare, perché nella Chiesa possiamo essere sempre segni fecondi di vita. Un grazie particolare va agli Oblati di San Giuseppe. Non posso evitare di dire che tutta la mia vita è stata posta sotto l'ombra di San Giuseppe Marello e della congregazione da lui fondata, in cui ho avuto l'opportunità di vivere quelle esperienze forti di cui man mano avevo bisogno. Grazie soprattutto, lo devo dire, ai sacerdoti degli Oblati. Mi permetto di chiamarli i miei sacerdoti, perché vi sento vicini, vi sento presenti e vivini. La vostra presenza mi ha aperto gli occhi e il cuore agli orizzonti immensi del carisma che oggi ho abbracciato, la preghiera e l'offerta per la santificazione sacerdotale. E grazie a voi se mi sono avvicinata ad un mistero così grande. E grazie a voi che si è delineato per me questa forma di vita che ora amo. È per voi che ho desiderato, senza sapere né comprendere, pregare e offrirmi. È in voi che ho contemplato, anche se minimamente, la mia chiamata ad essere oblato. Ciò che per le oblate del Sacro Cuore è la linfa vitale, cioè la preghiera per il sacerdote, deve essere l'impegno di ogni buon cristiano. Dobbiamo sentire tutti nel cuore la responsabilità di pregare per i nostri sacerdoti, perché essi veramente ci rendono vivo e presente il Signore in mezzo a noi, perché davvero la santità del sacerdote è la salvezza delle anime che lo avvicinano. Dulcis in fundo, non per ordine di importanza, ma perché alla fine si ridesta un po' l'attenzione e quindi rimane più impresso. Un grazie va ai miei genitori e alla mia famiglia, perché tutto ciò che porto dentro ha impresso il vostro sigillo, perché tutto ciò che è mio vi appartiene, perché man mano che cresco e cresco nella fede, cresco umanamente, mi distacco da voi per amarvi in maniera più libera e più sincera, per amarvi in maniera più